Oggi la prima sfilata dei carri allegorici, ma a Putignano è stato inaugurato anche un museo davvero originale. Ripercorre la lunghissima storia del carnevale grazie ad un approfondito lavoro di ricerca. Sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 20 per tutte le tre domeniche del carnevale ed il martedì grasso. Un museo diffuso in 8 luoghi suggestivi del centro storico di Putignano per scoprirne insieme le ricchezze materiali e immateriali. Nelle 8 tappe del percorso Le Maschere Perdute, mostra documentale organizzata dal Centro Internazionale di Ricerca e Studi su Carnevale, Maschera e Satira, gli oltre 600 anni del carnevale più antico potranno continuare a dire la loro, come ha sottolineato nel corso dell'inaugurazione la senatrice Angela Donghia, sottosegretario all'istruzione. L'idea è allungare un carnevale che ha nelle propagini di dicembre un inizio precoce a tutto l'anno, utilizzando questo grande attrattore turistico come una delle leve per la tanto auspicata destagionalizzazione. Tra le tappe il mondo della cartapesta, tra memoria ricostruita attraverso i documenti e realtà delle creazioni dei maestri putignanesi, poi Carnevale in Super 8, Carnevale d'Antan, la bottega dei coriandoli, le maschere che salgono nel Palazzo del Potere e il ritorno alle radici contadine e alimentari. In questi luoghi per esempio c'è un'antica cantina che è stata ristrutturata e lì rievochiamo il carnevale tradizionale, il carnevale contadino che poi costituisce l'origine della festa moderna. Negli altri locali ci sono altri aspetti della festa, per esempio legati alla gastronomia. Abbiamo recuperato un antico forno della città di Putignano, dell'Università di Putignano, e rivive proprio per far ricordare quella che era la gastronomia del carnevale di una volta, che non c'è più ovviamente.